Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio tornare a parlare di romanzi e vorrei dedicare una piccola rubrica o comunque dei video dedicati ai romanzi che più mi stanno piacendo, quindi anche romanzi fantasy, perché è una cosa in più che vorrei portare sul canale che mi piacciono a morire. Oggi si torna a parlare di Warhammer 40.000, gli ultimi libri editi appunto di Warhammer 40.000, ambientazione che adoro, a cura di Ala Nera Edizioni, che io ringrazio veramente di cuore per la collaborazione e il materiale fornito. E questi libri, vi ricordate quelli vecchi? Ve l'ho fatti vedere proprio a livello cartaceo. Io purtroppo, arrivato, l'ho già detto in qualche video, a 42 anni, inizio a avere dei problemi a leggere su carta. Non lo so, forse la luce come ci batte, mi dà noia alla vista e mi gira la testa. Quindi sto leggendo tutto in ebook da Kindle o da telefonino e riesco a leggere tranquillamente, molto più velocemente, e tra l'altro non mi gira mai la testa. Quindi comunque, vabbè, ve li mostreremo nel corso del video, un po' montati, immagini tutte quante, immagini dei libri, dei romanzi. Me li volevano mandare fisici, gli ho detto di no, a parte che non c'ho più posto dove metterli, e poi sarebbe stato per me un problema leggere su carta. Mi sa che mi toccherà mettermi gli occhiali per un giorno. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Questi due romanzi che ci sono arrivati a cura di Ala Nera Edizione, gli ultimi due usciti in ambientazione Warhammer 40.000, che sono Nexus più altre storie, e il secondo dell'eresia di Horus che si chiama Falsi Dei. Inizierò a parlarvi di Falsi Dei. Allora, l'eresia di Horus è una parte molto importante di Warhammer 40.000, anzi Warhammer 30.000, perché praticamente sono tipo 10.000 anni prima, una cosa del genere. Una parte molto importante perché ci racconta il futuro, quindi ci fa vedere come siamo arrivati a quello che abbiamo, giocando a Leviathan o altre ambientazioni e capitoli, soprattutto la crociata Indomitus di Robot Gilliman, che è un altro romanzo di Ala Nera che ho già portato sul canale. Tra l'altro, bellissimo l'inizio di Leviathan. Andiamo a vivere quello che è stato il periodo di maggior splendore dell'impero e successivamente la caduta dei primarchi. Uno dopo l'altro, o meglio quei primarchi che si sono andati un po' anzi del tutto, a frapporre, a contrapporre alla legge dell'imperatore, loro padre, creatore col seme genetico, e si sono rivoltati insieme al signore della guerra Horus. Senza fare spoiler e parlandone velocemente, in questo Falsi Dei si va avanti dove si era lasciato il libro precedente dell'eresia di Horus e si ritrovano tutti i famosi personaggi, Piccolo Horus, Horus, Loken, Luna Wolves e tutti gli altri, che questa volta vengono mandati in una missione di soccorso. I Space Marine non vanno mai in missione di soccorso, c'è cioè sempre un altro motivo, però su questo pianeta, e su questo pianeta trovano un problema. Ora, si parte ovviamente da una figura tormentata come quella di Horus, che qui non è uno spoiler, lo sanno tutti che Horus è stato colui che ha ucciso Sanguinius e successivamente ha incapacitato e ucciso, dato il colpo mortale anche all'imperatore, e l'imperatore ha ucciso lui, insomma, si sono uccisi tutti insieme in quella stanza. L'unico che è morto per primo senza far nulla è stato il povero Sanguinius dei Blood Angels, e Horus è il signore della guerra. Quindi è il capo del Mournival, è il capo dei Sons of Horus ed è il signore della guerra dell'Imperium. Quindi il braccio destro dell'imperatore è lui. Come ora nel futuro il Lord Reggente, il capo delle armate, è Robot Gilliman, nell'eresia di Horus, fino alla sua caduta, era appunto Horus, figlio prescelto dell'imperatore. E ci sono anche tutti gli altri Primarca. C'è ad esempio Fulgrim, c'è ad esempio Jataqai Khan, c'è ad esempio Robot Gilliman degli Ultramarine, oppure andando sugli Imperial Fists c'è Rogal Dorn o un Lemar Rass degli Space Wolves. Quindi vengono citati tutti, per quanto nel romanzo fa, ovviamente, parla prettamente di quelli che hanno tradito. Quindi Fulgrim, Angron, che tra l'altro Angron forse è il più bello, è il più, no, forse è il più bello dei Primarchi del Caos. Ma paura, guardate la miniatura a schermo, cioè. Punto, è il più bello di Primarca, punto e basta. E qui c'è una frase bellissima perché al tempo dell'eresia di Horus c'erano un po' gli storici, c'erano degli umani dell'Imperium che venivano mandati dietro a questi Primarca, soprattutto azione della guerra, e prendevano i loro appunti, come delle specie di appunto storici che li seguivano per mandare poi ai posteri quello che è stato appunto che non si è mai dimenticato. E anche Horus ce n'ha una donna che lo segue e scrive tutto ed è bello come inizia. Io ero lì il giorno che Horus cadde. Perché in questo romanzo c'è praticamente il distacco
Fra, per le sue motivazioni non spoilero, ma ve le potete immaginare, c'è cioè in tutti i codex. Tra la caduta di Horus e il distacco dall'imperatore e dai suoi fratelli, perché tanti si allearono, divennero due fazioni: Horus, con tutti i primarchi che avevano praticamente voltato le spalle all'imperatore, e quelli invece fedeli all'imperatore, tipo Gilliman, tipo Lemarras, Rogaldorne e tutti gli altri. Quindi c'era stato proprio un distacco completo, e in questo romanzo si vive molto bene. Mi è piaciuto come è stato scritto, tranquillamente. Sì, ho trovato qualche piccolo refuso. Nella versione ebook, devo dire la verità, qualche refusetto piccolino c'era, però mi è garbato tutto quanto. Forse mi ha fatto un po' l'effetto Anakin Skywalker nella Vendetta di Sith. Cioè, da quando Horus ha dei dubbi a quando ha la sicurezza di voler fare la guerra al padre, passa troppo poco. Cioè, magari il romanzo, esempio, il romanzo è 400 pagine, nelle prime 300, no, 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 è fedelissimo. Poi in 30-40 pagine ci ripensa, cioè c'è uno stacco quasi rapidissimo, veloce. Potevano, secondo me, però anche capisco il perché, potevano, secondo me, giocarsela un po' di più, però già siamo al secondo romanzo. E non so, le risiede di Horus saranno 4 o 5, quindi non potevano fare 20 romanzi alla Drizzt do'Urden dove nel 20esimo Horus tradisce, perché poi uno dopo si annoia, giustamente. Però comunque è stato lo stacco un po' troppo veloce, ma il libro è veramente una figata, me lo sono letto in 3 giorni. Mi è garbato da morì, mi ci sono sfatto fino a lunedì notte a leggerlo perché era veramente stupendo. Consigliatissimo. Il secondo invece è un romanzo un po' più cicciotto, che ora vedete a schermo, Nexus e altre storie. Tra l'altro bellissima la copertina con questa Battle Barge, penso degli Space Marine, comunque un incrociatore imperiale, della Guardia Imperiale. Ed è molto bello perché è una serie di racconti. Quindi perché non volesse leggersi un racconto unico da 400-500 pagine, tipo La devastazione di Baal, ma volesse leggere più racconti? Perché no? Anche per farsi furbi e prendere un po' di idee per fare delle avventure a Wrathenglory o a un gioco di ruolo in ambientazione Warhammer 40.000, ci sono tanti piccoli racconti, di cui il principale appunto è Nexus, che dura sulle 200 e passa pagine, quindi è abbastanza quella, una specie vera e propria di romanzo, dove ci sono varie storie. Ad esempio, c'è una storia che prende uno Space Wolves sul suo pianeta, che vi fa vedere come è cresciuto. Gli Space Wolves vanno a caccia di mostri, di kraken, di balene, quindi sono un po' i vichinghi del pianeta Fenris del 40.000. E poi dall'altra parte invece c'è una battaglia, una delle mille battaglie della crociata Indomitus guidata da Robot Gilliman, dove gli Ultramarine vanno su un pianeta a difenderlo dai Necron, che si stanno risvegliando dalle tombe del tempo, e quindi anche quella è un'altra cosa stupenda. C'è addirittura un racconto che riguarda gli orchi e una loro vicenda, c'è un altro racconto che riguarda la Guardia Imperiale. Quindi sono una serie di una decina di racconti, abbastanza brevi, comunque molto interessanti, scritti veramente bene. E secondo me, per gli amanti di Warhammer 40.000, Nexus è un altro di quei romanzi e di quei titoli che non devono mancare, perché dà anche tantissime idee, ve l'ho detto, per creare un'avventura in un gioco di ruolo. E poi sono racconti talmente piccoli che ti leggi in una serata, che però piacevoli, scritti bene, che ti rimangano dentro. Cioè, è una bella storia, te la ricordi molto volentieri, capito? E magari vanno subito al sodo, vanno subito all'azione, senza buttare 100 pagine dove non succede niente, perché ovviamente il romanzo è di 500, quindi ci deve essere una parte un po' di calma. Lì no, lì è solo guerra. Quindi rispecchia bene il 40.000. Io vi consiglio a tutti e due questi libri. Vi lascio il link in descrizione, come in tutti i video, per ordinarle dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola al miglior prezzo sul mercato. Andate sul sito perché ha tutto quanto il catalogo della Lanier Edizioni. Se andate e trovate che il libro non è presente oppure c'è ma è finito, voi mandate una mail al supporto della Gioco Libreria Semola e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Lui non soltanto ve lo troverà, ovviamente se è reperibile, al miglior prezzo sul mercato, ma usate anche il mio codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%, e per spese superiori ai 79 € corriere in 48 ore in tutta Europa. Ordinate da qui, magari in Svizzera e in Francia, in 48 ore vi arriva direttamente a casa, quindi anche fuori Italia, isole comprese. E mi raccomando, se un prodotto che io di cui vi parlo in un video, andate sul sito, ma non ce l'ha Gioco Libreria, proprio non c'è nel catalogo, scrivete al supporto e ve lo ordina. Gioco Libreria è uno dei pochi negozi in Italia che ordina anche roba che non ha in catalogo. Quindi tranquilli, fate il mio nome, arrivo da Coridan e lui ve lo ordina. Ringrazio di cuore alla Nere Edizioni per il materiale fornito, e prossimamente, visto che si è parlato anche di Warhammer Vecchio Mondo e di Age of Sigmar, vi voglio portare un romanzo nel Vecchio Mondo, Sventra Troll,
di Gotrek e Felix, e dall'altra parte vi vorrei portare Sventrag, Robi, qualcosa del genere, insomma sempre un romanzo di Gotrek il nano, questa volta portato in ambientazione Age of Sigmar, così si parla un po' di tutti. E poi mi interesserebbe anche parlare di altri romanzi che ho letto ultimamente e di cui ho da dire un bel po' di cose. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!